Eccoci, buonasera a tutti, siamo giunti al penultimo film del concorso di Bergamo, benvenuto al regista delle prime passage, Pierre Benvenisti. Quindi magari ci sono anche delle domande, come sempre approfittatene, questo è anche il vostro momento se volete dialogare col regista, perciò alzate la mano, un microfono arriverà da voi, non questo perché ha il filo. Intanto che ci pensate un attimo, parto io con la prima domanda, che è semplicemente se per realizzare questo film sono state fatte delle ricerche sul campo, diciamo, se Thierry o la sceneggiatrice Sophie Gaydon, se avete conosciuto delle vere Natasha, per esempio. Alors, pour pouvoir faire ce film, j'ai passé beaucoup de temps dans le nord de la France en travaillant avec des associations pour voir un petit peu le quotidien, connaître des gens et connaître des destins des différentes personnes qui sont là en attente. Et dans ces associations, j'ai effectivement rencontré plusieurs personnes qui m'ont raconté différentes histoires qui ont permis de raconter ce film. Allora, per fare questo film ho passato parecchio tempo nel nord della Francia lavorando con delle associazioni che si occupano appunto di migranti e che dove ho conosciuto parecchie persone, volevo conoscere un po' le diverse storie, mi hanno raccontato parecchie esperienze e effettivamente mi hanno raccontato un po' delle storie che ho messo in questo film. Grazie. Grande, non l'avevo vista, c'è una domanda lì su. Grazie. Dunque, io più che una domanda vorrei dire una cosa. Questo film mi ha molto emozionato, non so se il pubblico che l'ha visto, ma penso di sì. Per 16 anni io ho insegnato. Questa esperienza, io non ho rischiato quanto questa Natasha si chiama, questa protagonista, però forse in certi momenti sì, dando loro una mano in ogni caso e cercando di essere disponibile il più possibile. Non ero la sola, avevo anche altri colleghi che lo facevano con me. Di sicuro il problema dell'immigrazione è ancora un problema molto vivo, molto sentito, e c'è ancora troppa poca umanità nel trattare queste situazioni. Sono molto onesti questi ragazzi, anche se sono nel casino più totale, e coinvolgono questa Natasha, però realmente sono delle persone, ho ritrovato delle persone che ho conosciuto qua dentro, quindi lo trovo molto vero, ecco perché è molto emozionante. Grazie per questa proiezione o per questo prodotto. Grazie. Merci beaucoup, merci. Et effectivement, moi j'ai fait ce film parce que je pense que le cinéma peut nous permettre de rencontrer, en fait, de découvrir des visages, de découvrir des histoires, de découvrir des destins, là où, au contraire, les informations nous parlent de chiffres, de statistiques, de noms. Là, grâce au film, on peut raconter l'histoire particulière de chacun. Et c'est ça qui m'a marqué vraiment en passant du temps avec eux. C'est de découvrir à quel point il est difficile pour tous d'avoir abandonné leur pays, tout l'espoir qu'ils portent en espérant changer de vie. Et c'est vraiment le fait de donner des visages et de comprendre l'histoire de chacun qui peut aussi faire changer notre regard.
Allora, grazie per il suo commento e effettivamente è proprio il motivo per cui ho voluto fare questo film è il fatto che di poter incontrare e raccontare delle storie personali e quindi dare un volto a quelli che nei notiziari e la televisione e nelle notizie che noi abbiamo normalmente sono solo dei numeri, delle cifre. Invece il fatto di incontrare delle persone, conoscere i destini diversi di uno o di un altro, i motivi per cui sono stati costretti a lasciare i loro paesi e le speranze che hanno per poter costruirsi una nuova vita, un nuovo futuro, sono veramente delle cose importantissime. Io ho voluto fare questo film proprio perché appunto i telegiornali non ci danno dei volti veramente, mentre il cinema è quello che ci può avvicinare realmente a quelle che sono realmente persone, quindi può in qualche modo anche cambiare il nostro sguardo nei confronti di quello che realmente è un problema, però è un problema fatto di persone. E je suis très content de présenter le film ici en Italie parce que autant pour les migrants leur rêve c'est de passer en Angleterre, autant pour Natacha son rêve à elle c'est l'Italie, donc on a tous un rêve d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'un et l'autre vont s'apporter la possibilité de réaliser ce rêve. E sono tra l'altro molto felice di presentare questo film in Italia perché, come i ragazzi che abbiamo visto nel film hanno il sogno di andare in Inghilterra, per Natasha invece il sogno è di venire in Italia. Quindi ognuno è molto interessante vedere come ognuno ha i suoi sogni, come li sviluppa e come cerca di realizzarli. Una cosa che ho trovato molto intelligente nella scrittura del film e molto interessante è che la disperazione, l'urgenza dei migranti che cercano di raggiungere l'Inghilterra non è soltanto loro, ma appunto anche Natasha non è più privilegiata di loro per molti versi e quindi ci racconta di una società dove la solidarietà forse dovrebbe nascere anche dal riconoscersi in una situazione di simile disagio. Anche Natasha non ha un soldo, non sa come vivere il giorno dopo, non sa come arrivare a fine mese. Mi interessava anche un po' capire come ha lavorato non soltanto sui personaggi dei migranti, ma anche sui personaggi francesi. Il y a vraiment plusieurs strates de population, et là où on a tourné, par exemple, ces immeubles comme ça, très délabrés, etc., c'est vraiment là où habitent les gens. Donc c'est une réalité, le film s'est vraiment inscrit dans la réalité française et dans cette précarité. Et effectivement, c'est la rencontre entre ces deux précarités, c'est pour ça qu'ils peuvent se reconnaître à un moment et céder. Parce qu'effectivement, c'est une réalité des deux côtés. Et le film est dans une urgence tout le temps. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu ce mode entre guillemets de thriller. C'est pour donner un petit peu l'urgence de vie des uns et des autres et cette pression du quotidien sur les uns et sur les autres. Allora, in effetti il posto dove io ho girato il film e le case che voi vedete sono effettivamente quelle dove vivono le persone di quella zona, e quindi è una zona dove ci sono persone che vivono in una precarietà notevole, come quella di Natasha, e quindi capita effettivamente che, come nel film, si possano queste, nel film ci sono due precarietà molto diverse, però due precarietà che si incontrano e probabilmente in qualche modo si diciamo solidarizzano proprio per questo motivo, perché trovano questa cosa in comune. E effettivamente è un film basato sull'urgenza di riuscire a appunto a passare, a traghettare, a passare dall'altra parte, a raggiungere un sogno, e quindi è poi il motivo per cui ho cercato appunto di dargli un ritmo abbastanza serrato in certi momenti, proprio per mostrare questa urgenza. Qualcuno vuole fare una domanda? Come mai hai inserito nel film all'inizio e alla fine una canzone con parole italiane? E con musica, che non so di che autore è, anzi mi piacerebbe sapere.
La chanson a été faite pour le film, oui, elle a été faite pour le film, et elle nous plaisait. Et puis en France, on adore les chansons italiennes. Elle représente vraiment le rêve, vraiment l'ailleurs, la liberté et la légèreté, donc la légèreté de vie. Donc c'était très bien d'encadrer le film par cette. Voilà, et que ce soit au début et à la fin. Finalement, la chanson, elle évolue complètement. Au début, c'est un rêve et à la fin, ça devient une réalité. Donc, c'était intéressant que la musique porte cette partie de l'histoire. Allora, la musica praticamente porta una parte della storia, nel senso che vuole, innanzitutto è una canzone originale, è stata fatta per il film, e anche perché poi in Francia in realtà la musica italiana ci piace un sacco e dà questa sensazione, probabilmente è una sensazione nostra, ma questa sensazione di libertà di vita, leggerezza magari, di felicità. E quindi è stata proprio voluto il metterla all'inizio, dove l'Italia è un sogno, e alla fine dove invece il sogno si compie effettivamente, quindi era inquadrata tra queste due parti. C'è qualche altra domanda, qualche curiosità qua davanti? Grazie. Sembrata particolarmente felice la scelta dell'interprete. Ci vuole raccontare un po' l'incontro con questa attrice, perché effettivamente è molto brava. Alors, effectivement, c'est une jeune comédienne, Alice Izaz. Elle commence à faire quelques films maintenant, mais effectivement, elle a une vraie force, elle a une vérité. Alors que dans la vie, elle n'est pas du tout comme ça, elle est même assez très, très classe, très apprêtée, etc. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai senti toute cette force qu'il y a en elle, toute cette volonté, toute cette vérité. Donc assez vite, j'ai été convaincu qu'elle pouvait avoir le rôle. Et puis la difficulté aussi était de trouver Walid. Donc au début, je me disais j'allais tourner avec... des vrais migrants, donc j'en ai rencontré, j'ai fait passer des essais. Le seul problème, c'est qu'ils peuvent disparaître du jour au lendemain, dès qu'ils peuvent passer, ils passent. Donc je me suis dit que je prenais un trop gros risque en partant dans cette direction. Donc j'ai rencontré Adam Bessat, qui est un très bon comédien et qui a d'ailleurs eu à Cannes cette année le prix d'interprétation pour un film qui s'appelait Arca, sur la Tunisie. Et c'est aussi... Alice e Adam sono dei comedian che montano enormemente in Francia oggi. Allora sì, effettivamente l'incontro con l'attrice è stato molto felice davvero, e è una giovane attrice che sta, diciamo, prendendo piede in Francia adesso, sta cominciando a fare adesso parecchi film. È un'attrice che è veramente una forza della natura, questa forza in sé incredibile, che però in realtà, conoscendola, all'apparenza non sembra, perché invece è una persona molto così contenuta, però non so, incontrandola ho sentito subito che aveva questa forza interiore, che quindi poteva essere adatta per il personaggio. E, diciamo che vi racconto anche che per il personaggio di Walid avevo pensato originariamente di cercare un vero migrante effettivamente e di lavorare con lui, solo che in effetti correvo un rischio, perché chiaramente il migrante poteva sparire da un secondo all'altro, perché nel momento in cui c'era la possibilità di passare sarebbe passato. Quindi alla fine ho cercato un attore, e anche l'attore che interpreta Walid è uno degli attori giovani che adesso stanno crescendo moltissimo in Francia, ha vinto recentemente un premio a Cannes per l'interpretazione di un altro film, e quindi sono, diciamo che sono due star nascenti nel cinema francese. Molto bene, ci sono altre domande? Altrimenti magari faccio io l'ultima. In realtà Thierry ha già parzialmente risposto a questa cosa che volevo chiedergli, ma visto che il tema appunto dei migranti, dei rifugiati è di sperante attualità in tutta Europa, se crede che il cinema possa essere, questo cinema possa essere un antidoto al rumore dei media, al modo in cui si parla di queste questioni, che molto spesso insomma fa più
rumore di fondo anziché fare dire delle verità, e credo che il cinema sia un'arma molto potente, ma volevo sapere se lui ha fiducia in questa cosa. Effectivement, le cinéma, moi, la raison pour laquelle je fais des films et la raison pour laquelle je vais au cinéma, c'est vraiment qu'il me donne la possibilité de découvrir des mondes dans lesquels je n'ai pas accès. Mon précédent film se passait entre Israël et Gaza, et pareil, on ne peut pas être des deux côtés en même temps, on ne peut pas être en Israël et à Gaza. Grâce à un film, on pouvait l'être, on pouvait découvrir deux destins, deux regards différents. Et ce film-là, c'est un petit peu pareil. J'espère apporter aux spectateurs la possibilité d'être à un endroit où, a priori, il ne peut pas être, il ne peut pas ressentir ces choses-là. Donc, effectivement, le cinéma peut faire bouger notre regard sur le monde et peut faire véritablement avancer ce genre de réflexion, de questions et de jugements qu'on peut avoir. Allora, io in effetti nel momento in cui faccio cinema, in genere lo faccio proprio per cercare di portare, o meglio, nel momento in cui io vado al cinema ci vado per scoprire dei mondi dove non posso andare effettivamente, che sennò quindi non potrei scoprire. Quindi è lo stesso motivo per cui faccio cinema, per poter scoprire, fare scoprire al pubblico dei mondi irraggiungibili in altro modo, anche dei mondi a livello di vite. Il mio film precedente, per esempio, è girato, ambientato fra Israele e Gaza. È una cosa che, per esempio, nella vita reale non può succedere di stare contemporaneamente a Israele e a Gaza, mentre un film ci permette di effettivamente vedere le due realtà in contemporanea. E quindi io credo che il cinema possa realmente muovere gli animi, ma perché ci permette di avere uno sguardo diverso effettivamente sulle cose, di entrare dove non potremmo entrare in altre maniere, quindi forse anche di cambiare il nostro modo di pensare. Grazie davvero. Grazie. Grazie a tutti.